No, ma hanno pure freddo, sotto la pioggia. Stanno pure tremando, si scaldano l'uno con l'altro. Ok. Femminuccia? Pasqua. Femminuccia. Cioè, abbandonati qua in questa strada. Sotto la pioggia. Sotto la pioggia, ma non è la pioggia, è la strada. È vero, ce ne abbiamo assai, non abbiamo posti. Non abbiamo... Sono piccolissimi, cioè non è permesso. Non abbiamo guarda, niente. Guarda, attenti, chiaro, attenti, attenti, latte e basta. Due femminucci. Due femminucci. Ora vediamo che possiamo fare, sta piovendo, qua non possono stare. No. E ringraziamo Davide, che non mi ricordo mai il nome. Li ha visti mentre passeggiavano col cane, là, e li hanno visti qua. Ci hanno chiamato e siamo subito venuti. Sono piccoli, il tempo piove, guarda, quasi sta piovendo, e sono sotto quest'albero qua sotto. Ok. No, loro, ma loro cercano affetto. Certo, okay. Cercano anche di pure perché si stanno congelando. Guarda, okay. Ora vediamo che possiamo fare. E per noi è dura. Non abbiamo più posto. Noi non cerchiamo aiuti, mettiamo il nostro IBAN. Ok, va bene, chi vuole fare. Ma questa volta lo diciamo, ci serve aiuto. Perché non è sostenibile. No, assolutamente. E tutte no. Sono tutte emergenze, sì. Poi sono tutti per l'altro problematici, sì. E è una situazione insostenibile. Quindi aiutateci che. Noi continueremo ad aiutarvi. Ad aiutarvi. Per quanto ci sarà possibile. Con tutti i problemi che abbiamo, perché quando li prendiamo veniamo accusati di rubarli. Da tutti, e cioè noi li dobbiamo lasciare qua a morire di freddo e a rischio incidente. Guarda come tremano, guarda. Stanno guarda tremando, cioè è normale, sono stati abbandonati ora sicuramente. E sono piccolissimi questi cani, ecco. Non hanno neanche 2 mesi. No, noi non sappiamo più dove sbattere la testa, noi li prendiamo e non ci giriamo dall'altra parte. A questo punto vi diciamo, non vi girate neanche voi dall'altra parte perché serve aiuto. Che ne dicono di noi sono tutte bugie e basta. Ma penso che abbiano modo di vederlo da solo. Sì, noi ci teniamo, li amiamo. Poi se succede qualcosa, intanto li mettiamo al sicuro. Poi se può succedere che hanno malattie, che hanno cose, noi li portiamo dal veterinario. Non può dipendere da noi. Non dipende da noi, ok? Siamo al collasso, là, è vero? Totale. Totale, ma totale perché non ci sono neanche partenze. Il collasso però erano piccolissime. Ma guarda come sono. Sanno meno di 2 mesi. Che mangeranno? Lo saranno spezzate. L'hanno portati sicuramente, l'hanno tolto guarda dalla questo, mamma e l'hanno buttato. Ma che razza sono secondo te? Sono dei meticci su un pastore tedesco, sì. Sembrano. Sì, un incrocio. Ok. Che sono belli. Loro non sanno niente. Ma guarda, cioè, guarda gli occhi, proprio dell'abbandono. Ecco, guarda come si abbandona. Si fanno coraggio l'una con l'altra. Ok. E meno male che hanno incontrato loro. Sì, loro resta. Ma il problema che abbiamo detto prima è quello, la macchina. Cioè, se loro si spostano di 1 metro, erano morti. Certo. Guarda se sono una e guardala. E non essere incavolata che sono sicuro. Certo, sono incavolata. Cosa vedo lì? Baciatevi, almeno siete al sicuro. Speriamo che non avete niente. È da dire che sono femminucce, sì. E sono state abbandonate. Sicuramente la cucciolata era più grande. Sì, è femminile. Ecco, e sono i maschietti. State tolte. E i maschietti se ne sono tenuti. E questo è quello che succede. Ok. Bellissimo. Ma senti che odore che hanno di bimbi. È vero. E dai, sorridi. Non vogliono sorridere. Hanno freddo, stanno tremando. Hanno pure ragione, che fanno a sorridere quando vengono sottratti alla mamma e buttati come spazzatura, come niente fosse. Ok. No, guarda che bello.